fuoco. Devo accertarmi che il villaggio sia salvo. Radun hagedun za shewe nekti ohnu jera wa kanu tunyu hue dogati ga oya rungwe ayezene sege unka giga oya rungwe de ohne gudges Charles Lee luana tukwa yasagoya tahawe kana dogu dano dokara ni hadi na hoda ka numwe nya honenu wa desagodi dashtana tini hadi ayun ki unta Ja, te tkari hua ieri. Ona dera di desat ni kuhare. Ja, kon tak desat duhuntani ne giga, ne aya goderio. Ona kzi has chaga ne, te tom zohun ta ketas. Adesso ti uccido. Thank you.
scana cana dogo. Adun hagedun, tua se danega. Na hoda? Quego mo ha crori ne Charles Lee. Wa triot de hona do honzoni a yunki a otto. Dono ga ize a se yena what is it? A toga tigarungwe. Wa honru zi tizat ni gora denyu. Zi a sa de nyanda dus wa ni gora gani. Nik zi ona ga rune de. Zi un guan ho garum de. De ga nyo ska a giga. Wa nek di un guan nyo ska a zi wa gwenya hese ne a skoya tanu statsege. Da yu zat ni gora di hanto. Dono wa dizu wa daksa te ne zungwe da sumba. Zadarissa. Unga dorissa no na zaheyu. Yao Tena, that is a dancer. It's a good old stane. Redden Hagedum. Charles Lee, Monmouth, was at the hajib. A second heart to Masse, Zina Holden Patriot, Renadino Yuni. Jurant Saga, a second nasete. Oh, Doctor Gigamoderio. Runodio, oh, the Guenu. Ungenungue da Summa. Oh, Diatan of Statunga. Iwe reya na wandu ta ingwa ya da nustadu ge. Ona wa sadurisa yung jataro. Sembra un tizio losco. Tenere la posizione finché è necessario. Se il nemico riesce a passare, perderemo quel poco terreno prezioso che abbiamo ottenuto. Non vanificate i sacrifici che i vostri compagni hanno compiuto. Andate, affrontate il nostro nemico. Ma (totipo)
Oh, Connor. Siete giunto appena in tempo per assistere alla nostra gloriosa vittoria. Dov'è Charles Lee? Quel bastardo è comparso nel mezzo dei preparativi e ha preso Oracle. Urla a tutti di avanzare e poi lui si ritira e io devo raccogliere i pezzi. Quelli da dove arrivano? Dite a tutti che ci ritiriamo! Uomini, a me! Ora! Ora! Controllo la zona mentre li portate in salvo. Vi affido i miei migliori soldati come guardia personale. Faranno l'impossibile pur di garantirvi la vittoria. Bonne chance, mon ami. E il nemico avanza, signore! Allora arretriamo, uniamo gli altri e copriamo la fuga! Ormai è finita qui! Prima che sbagli! Via!
Me ne occupo io! Andiamo via, ora! Non pensate alle giubbe rosse! Andate dagli altri! Ben fatto, amico. Avete salvato molte vite oggi. Connor? Charles Lee vi ha tradito. Ha ordinato la ritirata durante la battaglia, così sperava di farvi perdere molti uomini e di farvi rimuovere dal comando. Cosa? Sono certo che troverà una scusa. Dirà che erano in troppi o che quella è stata colpa mia. Tutte bugie. Ve lo ripeto ancora una volta. Quell'uomo è un nemico. Continuerà finché non sarete morto o disonorato. Credo che sia tutto vero. Lee ha agito stranamente durante lo scontro. Indagherò immediatamente su queste accuse. Non c'è più tempo per farlo. Va fatto come si deve, o non saremo migliori dei nostri nemici. Pensa alle ripercussioni politiche di un simile atto. Voi risparmierete la vita di Lee, allora sarò io a prenderla. Godetevi la vittoria, comandante. Questa è l'ultima volta che vi aiuto. È successa una cosa, Desmond. L'abstergo ha preso tuo padre. Dove? In Italia, nel posto dove tenevano te. Che state aspettando? Andiamo. C'è dell'altro. Bentrovato, signor Miles. Spero sia in buona salute. O buona quanto basta, tutto considerato. Sembra che abbiamo entrambi qualcosa che interessa all'altro. Propongo uno scambio. Mi porti la mela e io libererò suo padre senza farvi alcun male. Se rifiutasse lo libererei lo stesso, ma di certo in condizioni assai peggiori. Sono convinto che vorrà scongiurare tale eventualità. Sapevo che sarebbe successo, ma non così presto. Chissà se l'abstergo sa che cosa sta per accadere. E se questo facesse parte del loro piano? Forse vogliono che il mondo finisca, che tutto vada in fumo. Così avranno un nuovo mondo, pronto da plasmare. So che parlavamo di cercare un'altra fonte di energia, ma lasciarlo lì è quello che vorrebbe lui, che finissimo la missione. Ma non ci riesco. Per me è già dura uccidere e lasciare che muoia, sapendo anche che avrei potuto salvarlo. Non esiste. Forse rischierò la mia vita e anche la vostra per salvare uno stronzo. Ma che altro dovrei fare? Quello stronzo è mio padre. Hanno
portato tuo padre ai piani alti, dove tenevano anche te. C'è un ascensore in fondo al corridoio. Cerca di non farti vedere. Sanno che sono qui, Rebecca. È così per forza.